Benvenuti al MOOC La gestione operativa, il SIGECO. L'obiettivo di questo corso è presentare fini, struttura e novità del sistema di gestione e controllo, così come previsti dalla normativa comunitaria che regola la programmazione 14-20 e il ruolo e le funzioni dei vari organismi responsabili e attori del programma. Nell'ambito della programmazione comunitaria 14-20, cosa intendiamo per gestione operativa e per sistema di gestione e controllo? Dopo che a livello europeo sono state definite le regole di utilizzo dei fondi strutturali di investimento europei, è stato firmato l'accordo di partenariato e sono stati varati i vari programmi operativi a livello di amministrazioni centrali e regionali, va attivato il sistema di gestione e controllo. Il sistema di gestione e controllo, usualmente denominato SIGECO, deve assicurare il raggiungimento del fine ultimo dell'utilizzo dei fondi SIE, ossia il superamento degli squilibri socio-economici presenti in molte zone d'Europa. Come si raggiunge questo scopo? Sicuramente assicurando il corretto ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie previste, ossia la sana gestione finanziaria per l'attuazione degli interventi. Infatti, le autorità di gestione dei singoli programmi operativi sono chiamate ad attivare specifici meccanismi amministrativi e contabili che, sorretti da sistemi informatici, possano supportare il processo di attuazione delle diverse azioni previste dai programmi operativi. Chi sono gli organismi responsabili e gli attori coinvolti nel buon funzionamento del SIGECO? Le varie autorità di un programma, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, l'autorità di audit, per le quali questa programmazione prevede anche novità in tema di designazione. A livello centrale, un ruolo importante viene svolto dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'IGRUE, in qualità di organismo nazionale di coordinamento per le attività di controllo sui fondi strutturali dell'Unione Europea. D'intesa con la Commissione europea, l'IGRUE procede alla verifica di idoneità dei sistemi di gestione e controllo attivati dalle regioni e dalle altre amministrazioni territoriali dei programmi in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria. Il SIGECO si basa sull'integrazione delle varie componenti coinvolte nel processo di attuazione delle azioni di un PO. Queste componenti sono l'attività di gestione, l'analisi dei rischi, il controllo di primo e di secondo livello e il monitoraggio. A chi si rivolge il corso? I destinatari principali del corso sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane coinvolti a vario titolo nelle fasi che caratterizzano la programmazione 14-20, quindi nella fase di attuazione, rendicontazione, controllo e valutazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE. Il corso si articola in due moduli. Nel primo modulo, il SIGECO, verranno illustrati i fini, la struttura e le novità introdotte nel periodo di programmazione 14-20, con particolare riguardo alla designazione degli organismi responsabili e alle procedure di formalizzazione del SIGECO. Viene poi affrontato il tema della gestione dei dati e gli obblighi di asseveramento funzionale relativi al SIGECO e le finalità e le caratteristiche specifiche della pista di controllo, attraverso l'illustrazione dei principali riferimenti normativi. Nel secondo modulo, gli organismi responsabili e gli attori coinvolti nel SIGECO vengono descritti la filiera delle responsabilità soggettive nella costituzione e nel mantenimento del SIGECO, gli obblighi reciproci dei soggetti che a vario titolo partecipano all'attuazione del programma operativo e per finire vengono illustrati i principi cardine dell'accreditamento per i servizi, nonché l'evoluzione della normativa nazionale anche ai fini del mantenimento dei requisiti. Qual è l'impegno previsto? Il corso è strutturato per un apprendimento autonomo e flessibile dei contenuti didattici. I moduli prevedono la fruizione dei contenuti in maniera autonoma. L'impegno medio è di circa 2 ore settimanali nell'arco di 3 settimane, per complessive 7 ore di corso. Il corso si segue interamente online ed è organizzato in moduli, unità didattiche e attività. In particolare sono previste lezioni multimediali, video lezioni e video interviste e test di valutazione, la partecipazione a 2 webinar e un'esercitazione a distanza sottoposta a peer review. L'apprendimento è autonomo. Il corso è organizzato in modo tale da consentire di organizzare momenti di studio individuale con grande flessibilità. La flessibilità consiste nel fatto che non necessariamente bisogna approfondire i contenuti nella sequenza consigliata, ossia appunto cronologicamente, potrai quindi seguire quali contenuti approfondire prima e quali in seguito. Un tutor didattico scandisce i tempi consigliati per l'apprendimento e ti guiderà nell'uso degli strumenti messi a disposizione. Il patto formativo chiarirà gli impegni reciproci per la migliore riuscita del corso. Il corso integra diverse tipologie di materiali: lezioni multimediali, lezioni audio-video con animazioni e interazioni, video lezioni,
che permettono un approfondimento dei vari temi trattati. Video interviste ad esperti del settore, a testimoni privilegiati e a progetti particolarmente interessanti. E i webinar, nel corso dei quali avere un confronto in modalità sincrona con gli esperti coinvolti. Per verificare il corretto apprendimento, durante il corso vengono messi a disposizione dei test di valutazione di fine modulo e finale e un'esercitazione. I test di valutazione sono dei quiz che permettono di verificare il corretto apprendimento dei contenuti. L'esercitazione proposta consiste invece in un elaborato da consegnare online che verrà poi sottoposto a peer review, ossia ad una valutazione dei pari. Per la consegna dell'esercitazione, quindi, bisognerà rispettare necessariamente la scadenza programmata, che verrà ricordata dal tutor sul forum del corso, affinché questa possa essere poi valutata dagli altri partecipanti. Si tratta di un'esperienza utilissima, che permette di verificare il proprio apprendimento da un'altra prospettiva. Utilizza questa esperienza per approfondire i temi che ritieni più utili per il tuo lavoro e ricorda che buona parte dell'apprendimento avviene anche dal confronto con i pari. Quindi utilizza anche tutti gli strumenti messi a disposizione per la discussione per comunicare con noi e con gli altri partecipanti. Nel corso è attivo il forum, il confronto con gli esperti nell'ambito del webinar ed è attiva anche la comunicazione via Twitter con l'hashtag MOOCFondisie1420, dove ricorderemo i principali appuntamenti oltre a segnalare approfondimenti utili sui temi del corso. Per concludere ti ricordo che l'iscrizione al corso è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane interessati ai temi trattati ed è gratuita. Per iscriversi è necessario registrarsi al sito del Formez Eventi.pa creando un proprio account attraverso il sistema di autenticazione unica per la pubblica amministrazione DFP Out. La registrazione al sito Eventi.pa va fatta una sola volta e consente di iscriversi a tutte le attività di interesse realizzate da Formez PA. Una volta effettuata la registrazione, accedi alla pagina del corso online, effettua il login e procedi alla richiesta di iscrizione. Vi auguro buon corso e vi do appuntamento alla prossima iniziativa.